Ma Presidente, io penso che la strumentalizzazione delle parole, degli atti, delle riunioni faccia parte ovviamente del gioco politico e ci sta. Questa mattina mi ero permesso di intervenire nel pieno del mio diritto per osservare che ritenevo abbastanza anomalo che chi rifiuta la firma, la sottoscrizione di un ordine del giorno di un collega. Per favore, scusate, no. Calm. Se qualcuno deve andare a cena può uscire. No, colleghi, facciamo parlare l'onorevole Foti, vi prego. Colleghi, per favore. Colleghi, per cortesia, prego. È il concetto di confronto che hanno. Possono fare solo monologhi. Dicevo che a fronte di una collega a cui è stata rifiutata la sottoscrizione, ritenevo e ritengo che si dovessero respingere i voti di una maggioranza di cui quella collega fa parte e che aveva necessariamente sposato tutte le tesi in commissione che quella collega aveva espresso. Mi è stato detto da un intervento ovviamente non censurato da alcuno, ma quello lo decideremo in altra sede, che io sono un gerarca, che questa non era la Repubblica di Salò, e amenità di questo tipo che ritengo avessero più a che fare non con la polemica politica, ma con delle elaborazioni mentali che evidentemente sfuggivano alla comprensione delle persone di normale intelligenza. Cortesemente, per favore. Dopodiché, se vogliamo ricostruire la verità dei fatti, sappiamo benissimo, tutti qui dentro, che quando si discutono gli ordini del giorno, il governo è rappresentato tradizionalmente da un sottosegretario. Devo dire che in alcuni casi, ad esempio, abbiamo avuto il ministro Fitto proprio per l'attenzione che su alcuni aspetti del suo ministero ha voluto prestare ai colleghi. Ma io non penso che qualcuno possa dire che non c'è stato il confronto sugli ordini del giorno. Tant'è vero che, signor Presidente, vorrei poter parlare senza borbottii. Colleghi, per cortesia. Ma dai. Se volete, guardate, noi non abbiamo colleghi, problemi. Per favore, colleghi, se volete restituire carta e focaccia, non c'è problema. Onorevole, chiaro? Ascoltiamo l'onorevole Foti. Chiaro? Oh. Per favore. No, colleghi. Vai a mangiare, che fa? No, per favore, colleghi. No. Colleghi, per cortesia. Dai. Stando parlando tutti quanti i colleghi che hanno fatto istanza. Vi prego. Onorevole Vaccari, per favore. No. Calmiamoci tutti. Prego i colleghi, accomodatevi, per favore. Per favore. No, niente, vieni qua, per favore. Fermi tutti e facciamo terminare l'onorevole Foti. Onorevole Foti, la prego. Stavo dicendo, Presidente. Gliel'ho già detto. Per favore. No, però per cortesia, colleghi. Per cortesia, fermi. Onorevole Foti, prego. Stavo dicendo, Presidente, che vi è stato un proficuo confronto sugli ordini del giorno. Al punto tale che il governo, anche rivedendo in 7, 8, 9 casi il parere espresso ieri. Per favore. Dai, io vi prego però. Ma guardate, siamo tutti stanchi, però cortesemente evitiamo di andare oltre, con tranquillità ascoltiamo l'onorevole Foti. Sì, io ho molta pazienza, e la signor Presidente. Vorrei avere altrettanto educazione da parte degli altri. Sicuramente faranno in silenzio.
Allora, il confronto, se manca, e io ritengo che il Presidente, ma peraltro l'aveva già fatto anche senza questa presa di posizione, scrivendo una lettera al Governo in relazione ai decreti legge, ha espresso una posizione che all'evidenza non può riguardare gli ordini del giorno, ma può riguardare gli emendamenti. D'altra parte ho ascoltato alcuni colleghi che hanno detto che non sono stati approvati emendamenti su alcuni decreti legge. Questo è uno del caso. Posso assicurare, perché me li sono procurati tutti, che domani diffonderò i dati rispetto agli emendamenti dell'opposizione presentati nei primi due anni e gli emendamenti approvati nella precedente legislatura dell'opposizione nei primi due anni. Allora, vede, Presidente, io penso che invece ciò che si vuol non dire, ma che io ritengo di dover ribadire, è che è pienamente legittimo che il Presidente del Consiglio convochi il Ministro, i sottosegretari, le persone con cui ritiene di dover fare una riunione per affrontare temi che non vanno a invadere quella che è una prerogativa del Parlamento. Ma non si può neanche pensare che il Governo non possa discutere di argomenti che sono pienamente della facoltà del Governo. Dopodiché è stata chiesta un'informativa. Ribadisco qui che a termini di regolamento le informative si chiedono nella conferenza dei capigruppo. Si sa benissimo che il ministro con i rapporti col Parlamento deve chiedere la disponibilità del ministro interessato, come è sempre stato, e questa è la procedura. Non si convoca il ministro, come qualcuno ha fatto in quest'aula, domani mattina. Magari può venire anche stasera, ma deve essere disponibile il ministro. E devono essere rispettate prima le prerogative parlamentari in termini di regolamento. Colleghi, onorevole Laffotti, la prego di concludere. Concludo, signor Presidente. La ringrazio. Ma voglio anche ribadire che il regolamento non è fatto ad uso e consumo di chi non lo legge, è fatto ad uso e consumo per essere applicato nelle sedi in cui il regolamento vale. Grazie.